Il mio libro La Bibbia non è un libro sacro, l'ho scritto nel 2013 e quindi sono molto contento di questo perché nessuno potrà dire che ho copiato, a parte che sono due analisi diverse. La mia è un'analisi contenutistica, la sua è un'analisi metodologica. Poi dal punto di vista contenutistico ci racconta anche, questa è una cosa che veramente se al di là del leggere la Bibbia, come ci diceva Stefania prima, che è fondamentale, sapete, lo dico da 6 anni, intanto leggiamola. I credenti leggessero anche in che modo si è venuta a costruire la Bibbia nei secoli, allora dico che a essere buoni, 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 i credenti la prenderebbero e la butterebbero nel cassonetto della raccolta differenziata della carta. Se si capisse come si è venuta creando nel corso dei secoli. Cioè tutto ciò che hanno fatto su quell'insieme di testi. E se poi proprio uno non la vuole buttare, perché comunque quel libro lì ha un fascino, ovviamente lo studio da tanti anni, quindi ho studiato l'ebraico non a caso, quel libro lì ha un fascino, però ha un fascino che deriva dal fatto che noi facciamo finta che ciò che c'è scritto sia vero. E che non la interpretiamo, perché se cominciamo a interpretarla, allora diventa una favola, il fascino cade immediatamente, perché poi uno si inventa quello che vuole, che è il lavoro che ha fatto la teologia. Cioè, se voi leggete attentamente la Bibbia, poi adesso vi do una indicazione semplicissima, per leggere la Bibbia in un modo molto rispettoso, e se la leggerete così, non avrete più bisogno di venire alle mie conferenze. Andrete poi a quelle di Stefania, eccetera, alle mie no. Perché la si capisce, perché la si capisce. E si capisce anche che la teologia ha scritto un sacco di cose non grazie a ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento, ma nonostante ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento. Non grazie a, ma nonostante. E lei ce l'ha spiegato anche bene quando per esempio ha citato la Dei Verbum, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è ovvio che per costruirci sopra una religione bisogna far dire a quel libro cose che quel libro non dice, perché non le può dire. Non le può dire, e la Bibbia non può parlare di Dio, perché è scritta in una lingua che non ha neppure il termine Dio. Qui a Torino noi abbiamo la Micca, no? Sapete quella pagnotta che il regnante Savoia aveva stabilito che venisse data per tutta la vita alla signora vedova di Pietro Micca e a suo figlio. No? Si chiama così, cioè era una pagnotta militare e da quel momento si è chiamata la Micca, per questo che noi abbiamo la Micca. E era una donazione perpetua, no? Visto che era la vedova di quello lì, che almeno avesse il pane assicurato per tutta la vita. Ecco, se noi volessimo scrivere per qualcuno che non sa che cos'è, come si fa la Micca, noi non potremmo scriverlo usando una lingua che non ha il termine farina, che non ha il termine acqua e che non ha il termine impastare. Non potremmo, non potremmo. Ecco, la Bibbia è scritta in una lingua che non ha il termine Dio, non ha il verbo creare e non ha neppure il termine eternità. Cioè non ha i termini relativi ai concetti fondamentali di ogni pensiero teologico. Proprio non ci sono. E come si fa a parlare di Dio usando una lingua che non ha, che non contiene i concetti fondamentali del... Difatti la Bibbia non parla di Dio. Ci racconta tutta un'altra storia, la storia di quello lì, di cui avete sentito parlare prima. La storia del rapporto tra quello lì e i suoi. E che cosa hanno cercato di fare, come è stato spiegato bene, senza tra l'altro riuscirci. Perché sono passati 4.000 anni e la promessa non è ancora mantenuta. Cioè, se vogliono stare in quella terra lì, devono usare i mitra e i carri armati, perché Dio non è in grado di mantenere le promesse, ma non è in grado di mantenere le promesse perché non è Dio, ovviamente. Per fortuna, eh? Per fortuna, sarebbe veramente un disastro se fosse Dio, anche per i credenti, che pensano che lui sia un Dio d'amore, perché così racconta la teologia, nonostante ciò che c'è scritto nella Bibbia, che di amore non parla mai. Come al solito vado a braccio, eh? Nei comandamenti quando si dice onora il padre e la madre, onora il padre e la madre non vuol dire ama il padre e la madre. Se voi leggete i commenti talmudici vuol dire tuo padre e tua madre sono un problema tuo.
non devono gravare sulla comunità. Quindi tu te ne devi occupare a costo di indebitarti. Questo significa onora il padre e la madre, li hai, tieniteli. Sono cavoli tuoi. Capite? Perché? Perché questo ovviamente era un militare, non voleva problemi. Tutti i comandamenti non sono altro, che sono 613, non 10, non sono altro che una sorta, anzi non una sorta, proprio un vero preciso regolamento per rendere vivibile la vita in un campo di addestramento paramilitare che lei vi ha fatto vedere, organizzato militarmente. Tutto era militare, tutto, lui era solo un militare. Non si è mai interessato di musica, architettura, poesia, arte, nulla che appartenesse al concetto di bello che intendiamo noi. Lui viveva soltanto combattere per vincere e cercare di non perdere. Finito. La Bibbia è un bignami, cioè una, veramente una sintesi, perché poi a questo è stata ridotta con l'eliminazione di libri, eccetera, eccetera, di un racconto nel quale c'è appunto il tentativo di una conquista. Poi la Bibbia, per fortuna, e in questo racconto di conquista, tra l'altro, contiene un sacco di balle. Lo dico eufemisticamente, perdonatemi il francesismo, un sacco di balle, smentite dall'archeologia israeliana. La grande epopea della conquista non c'è mai stata. Sono stati inserimenti lenti perché Yahweh doveva fare i conti con i suoi vicini molto più potenti di lui e doveva stare attento a non farli arrabbiare troppo perché l'avrebbero fatto fuori in un attimo. E quindi doveva approfittare dei momenti di distrazione di egiziani, ittiti, poi assiri, eccetera, per potersi inserire in piccoli pezzi di territorio e cercare di prendersene dei pezzettini. E lei ci ha spiegato bene la differenza tra un condottiero e Yahweh. I grandi regni di Davide e Salomone non sono mai esistiti, erano due piccoli governatorati tribali, sconosciuti a tutti, nessuno ne parla, cioè nessun popolo li conosceva. Erano due piccoli governatorati tribali, all'interno dei quali, per esempio nel regno di Israele, che era più importante del regno di Giuda, quando poi si sono divisi dopo Salomone, non parlavano neppure l'ebraico, perché parlavano un dialetto sudfenicio. Tutta la grande epopea, appunto, dell'uscita degli ebrei dall'Egitto, è una bella epopea ricostruita a tavolino dopo. Così come è ricostruito a tavolino dopo il fatto che Mosè fosse un ebreo. Mosè non era un ebreo, Mosè era un egiziano, che si è portato via della gente, di cui gli stessi rabbini della Rabbinical Assembly, che scrivono, che sono tutti docenti universitari nelle università giudaiche americane, israeliane, eccetera, dicono che l'identità israelitica è il frutto finale di un lungo processo durato secoli che ha coinvolto quella gente che è uscita dall'Egitto, semiti, non semiti, abitanti di Canaan, abitanti in quelle città, genti che sono arrivate da altre parti. Quindi questo ci dicono gli stessi rabbini. Quegli stessi rabbini che scrivono, per esempio come quello che, tra l'altro quello, il dottor Robert Wexler, che è presidente dell'American Jewish University di Los Angeles, al quale io ho fatto delle domande su Abramo e lui mi ha risposto e ho le mail di risposta, che dicono loro, scrivono loro stessi, che non sono neppure sicuri che Abramo sia esistito, anzi la maggior parte di loro pensa che Abramo non sia mai esistito. E lei l'ha spiegato bene dicendo che i patriarchi sono alle volte delle figure costruite ad arte e che contengono dentro la sintesi di altri personaggi. Cioè questa è la Bibbia. Per fortuna ci sono delle parti iniziali, per fortuna, che sono le parti che loro hanno copiato. Cioè le hanno copiate da testi sumero-accadici e fenici più antichi. E queste parti sono quelle relative ai cosiddetti, chiamiamoli così, miti di fondazione. E sono nient'altro che rielaborazioni fatte ad uso e consumo di quel popolo, per esempio dell'epopea di Gilgamesh, dell'Atrahasis e dell'Enuma Elish, che sono i tre testi fondamentali da cui deriva la Genesi biblica. Ora, tutti noi abbiamo studiato storia, e tutti noi quando abbiamo studiato la storia sumero-accadica, ci siamo sentiti dire, o abbiamo letto sui testi, che quella storia è nient'altro che ovviamente un insieme di miti, di racconti, di favole, di leggende, di allegorie, attraverso le quali quei popoli cercavano di rappresentarsi delle realtà che non conoscevano.
Bene, il fatto è che la Genesi è la copia rielaborata di quelli, ma proprio uguale, uguale, uguale. Se voi leggete, che so, il racconto del diluvio nella Bibbia e leggetelo nell'epopea di Gilgamesh e capite da dove arriva, perché è uguale, cambia solo i nomi, cambia solo i nomi. Il Noè, là si chiama Utnapishtim o Zio Sutra, di cui si chiama Noè, ma tutto il resto è tutto uguale. Bene, noi ci sentiamo dire che, quindi, che quei racconti là sono miti, favole, leggende e la Genesi è verità ispirata da Dio. Cioè la copia è vera, l'originale è falso. Bisogna dare il Nobel a quelli che sono riusciti, che riescono da 2000 anni a farci credere questo. Ma noi ci crediamo e non lo mettiamo in discussione.